BB Bella e benvenuti a questo nuovo episodio de la bolla della musica indipendente. A condurre, come al solito, avremo, non mi vuoi aiutare, Andrea Kid, l'omonimo programma Andrea Kid di Radio Alba, e anche conduttore di Storyteller Format, dal quale questo format prende ispirazione. Ad aiutarlo, se così possiamo dire, Branks il Signa, CEO della B-Street Hip Hop School di Alba e anche conduttore del programma Rap di Zona, sempre su Radio Alba. Abbiamo una bolla, dentro la bolla abbiamo un grande artista, non è solo un rapper, non è solo un cantante, è Marco Zuli Zuliani. Bella! Io ho detto balla un po', io canto, così ognuno fa la sua, esatto. No? Io me la canto e io tu me la balli. Allora, abbiamo detto che gli artisti legati al mondo hip hop, al mondo rap, li presenti tu. Ma visto che questo lo conosco anch'io, ve lo annuncio io. Nella bolla della musica indipendente, signori e signori, Zuli! Sempre più indipendente, in una bolla che non mi fa sentire per nulla a disagio, visti i tempi che corrono. Queste sono le memorie di un veterano, bella Brinksigna, Branks. Yeah, non è vecchia né nuova sta storia, ma è true school. Anche ora che una persona in zona non c'è più, prenditi bene, si viaggia, missione rescue. Oh, yeah, missione rescue. Qualcuno suona il campanello, scendi, fai presto. La mascherina sulla faccia, ora che fa freddo. Quando i problemi degli amici erano anche miei, fuori dagli schemi e dai sistemi, scopri chi sei. Sono il rock di Cobain, con il flow degli dei. Solo dopo morirei, per i miei Pirenei. Dove siete, Mayday? Qua tutti vogliono quei soldi, ma sono tutti a zero. Tanti pensieri e poche idee per farli davvero. Ho la strada per distruggere ogni sclero. Tutto è più leggero, dimostrare a tutti che non sei uno zero. La rabbia dentro le parole, anche in quelle più dolci. Riuscire a dirle è un problema anche per i più forti. Una signora anziana porta a spasso un pitbull di suo figlio. Ancora adesso come lui, non sa come gestirlo. Son cose, poesia di strada di cui pezzi ti si attaccano alla vita come ventose. Non è né vecchia né nuova sta storia, ma è true school. Anche ora che una persona in zona non c'è più, pigliati bene, si viaggia, missione rescue. Radio Alba Zuli da Hannibal, vieni pure tu. Non è né vecchia né nuova sta storia, ma è true school. Anche ora che una persona in zona non c'è più, pigliati bene, si viaggia, missione rescue. E andiamo più su. Vai, non scondo il mio fustino in cambio dei tuoi due pacco. Non eri inchiuso in una story, frate, quanto spacco. Se questa musica fosse una bitch, intanto per sta cinghiala un gran pennello, un pennello per Bacco. Le langhe di Bacco, lo sciocco nel sacco. Ma questa merda la cucino anche meglio di cracco. Tartufo e carne cruda, bro, no, non si batte. Il vero stile è quando arrivi in canotte e ciabatte. Come dici, compa? Almeno divertitevi. Cammino senza la gang, per le strade nei vicoli. Sono cresciuto nei bar, sì, dove conta avere testa proporzionalmente ai tuoi testicoli. Quello vuole fare il nero davvero, vuole fare su di nero da zero. Dice spacco il mio fiero pensiero, io lo sono sulla pelle caldero. Ve lo riconosce vero, io c'ero, fine tempi ne però poppo però. Non vuole fare sul serio davvero, ah, che sclero. Non è né vecchia né nuova sta storia, ma true school. Anche ora che una persona in zona non c'è più, pigliati bene, si viaggia, missione rescue. Radio Alba, segui me con le mani più su. Non è né vecchia né nuova sta storia, ma true school. Anche ora che una persona in zona non c'è più, pigliati bene, si viaggia, missione rescue. Certi viaggi che nemmeno l'Alpi Tour se. Buongiorno a tutti bellissimi, yeah, yeah. E bomba!
Bentornato Zuli. Grazie ragazzi, è sempre un piacere essere con voi, onoratissimo e pregiatissimo. Questa come volta sempre ti abbiamo ricreato una stanza intorno. Ti era mai successo che qualcuno creava intorno a te una stanza per fare arte? Voi siete esclusivi e magnifici. Tutte le volte che mi proponete, mi fate inciampare in una delle vostre fantasie, è sempre una roba irripetibile. Per sai, cui per cosa devo dire? Noi abbiamo notato che quando prendiamo gli artisti indipendenti, gli artisti della zona, e li coccoliamo come se fossero delle rockstar, loro ci danno 10 volte di più di quel già tantissimo che darebbero. Ma anche alle rockstar fa piacere una carezza ogni tanto, nel senso è vero, che no, noi non li vogliamo. Noi non li vogliamo, noi vogliamo quelli del ghetto, non vogliamo le rockstar. Me l'ha insegnato lui, eh. Ghetto superstar, si dice. Bravo, esatto, ghetto superstar. L'immagine della vera rivalsa. Tra l'altro Fugees che ritornano a cantare, questo è anche uno scoop. Ghetto superstar, Wyclef Jean. Allora, facciamo così. Vai. Presentalo tu per bene, perché noi lo conosciamo già, anch'io lo conosco già perché l'abbiamo già intervistato una volta. Andatevelo a vedere magari lo storyteller che abbiamo fatto Hip Hop, dove lui faceva il veterano e ci dava una mano a chiacchierare con i ragazzini. Questa volta però il protagonista è davvero lui. È davvero lui, come ha detto il nostro narra all'inizio quando l'ha presentato. Su Marco veramente potremmo dire un sacco di cose, perché lui riesce a toccare, ha toccato nella sua esperienza artistica, nel suo viaggio artistico, veramente un sacco di settori, tra cui è l'unico, o forse tra i pochi, ma oserei dire l'unico che è riuscito a portare il rap verso a un livello successivo, ovvero quello di usare il rap proprio come modo per terapia per i giovani, per le persone. Era un'introduzione, era Enrico. Un'introduzione. Mi stavi facendo un trampolino. Beh, allora sì. Beh, devo anche dire che è una cosa importante. No, perché, di Zuli, allora, sì. Non mi sento per nulla a disagio nella bolla, però devo dire che questo effetto un po' plastificato compromette un po' le misure, le linee di vista. Sai, il distanziamento sociale ci abbiamo preso un po' troppo la troppo mano. La mano. È scappato un po' di mano. Entro subito sul pezzo. Beh, il discorso è proprio questo. L'unica postilla che tu la sai perché ci conosciamo da una vita, certo. Enrico. Però l'unica postilla è proprio il fatto che non è che una mattina mi sono svegliato e ho detto: ah, che figo, facciamo esatto. La rivoluzione di un pezzo di questa roba. Che, come dicevo prima, l'amico Fabio Bonansone, che saluto, Doc, mentre non ci vedevamo appunto da una quindicina d'anni, appunto gli dicevo: questa roba ci sono inciampato dentro, e poi ho dato energia, ho dato forza a questa roba affinché questo progetto, che in realtà è un progetto molto personale, quello che lo rende poi fruibile è proprio la modalità di condivisione. Ecco, cioè normalmente scrivere canzoni è già un rifugio, ok? Vero. Per cui rendere partecipe altre persone, e non parlo di featuring, parlo di condivisione di protagonismo vero. Se dovessi fare una metafora spaziale, visto che comunque la bolla me lo consente, direi che questa roba qui è un po' come fornire un mantellino da supereroe a chi proprio non ha né sogni né ambizioni, ma riconosce in questa musica, come lo dimostrano anche i dati, quella di essere un fortissimo canale comunicativo, in questo momento super privilegiato. Per cui dall'inizio, da un'idea, l'applicazione, lo studio, la ricerca che hanno avviato diverse persone, anche tesisti dell'Università di Torino, ci hanno portato comunque attraverso la nostra organizzazione che è Large Motive a lavorare in centri specializzati, in strutture come ospedali, in Liguria, in Piemonte, per cui insomma una roba che non nessuno si poteva pronosticare è diventato poi un metodo riconosciuto sia a livello educativo, come educazione non formale attraverso quel progetto di cui parlavamo qualche giorno fa dell'Unione Europea, che è stato un bel attestato, perché e poi a livello medico da qualche tempo a questa parte, quando finalmente appunto le strutture ospedaliere hanno chiesto in pianta stabile l'utilizzo della rap terapia come strumento di prevenzione su tutto quello che adesso tra l'altro purtroppo sta imperversando tra i giovani, quindi disturbi alimentari piuttosto che tutto quello che la cronaca ci racconta. Certo. Ecco. Ma mi fai un esempio pratico, una storia vera di quando questa cosa qua è stata d'aiuto, cioè in che caso un ragazzino ha un disturbo alimentare e voi lo aiutate in che modo? Lui scrive ho fatto un esempio a caso, no? Però voi in che modo lo aiutate? Allora, facendogli scrivere una canzone oppure facendogli ascoltare della musica? Allora, no, infatti era, questo è anche un po' il collegamento rispetto anche all'amico che abbiamo visto prima che parlava di musicoterapia, ed è una delle prime domande che mi hanno posto in sede di ricerca, questo dire come quindi si ci ho preso. Ci hai preso benissimo.
come si differenzia? Allora, innanzitutto ti posso dire questa cosa, ed è una cosa che ovviamente va oltre la musica, va oltre il rap. Ognuno di noi ha dei cassetti, ha degli sgabuzzini che rimangono chiusi il più possibile e che dentro raccolgono tutta una serie di informazioni che fanno parte dei nostri vissuti. In questi sgabuzzini, nella maggior parte dei casi, ci finiscono le cose che non siamo riusciti a elaborare, a superare. Abbiamo rinchiuso lì e abbiamo lasciato che il tempo li coprisse di polvere. Inevitabilmente nella vita questi cassetti, e penso che chiunque lo possa testimoniare, si riaprono a un certo punto, no? Certo. Ecco, quello che succede nella vita di un ragazzo, di una ragazza, di un ragazzo molto giovane, è che questi cassetti sono tutti completamente spalancati, perché non c'è stato ancora un'azione di ordine, di riordino rispetto alla ricostruzione anche poi di se stessi. Ecco, la musica a cosa serve? Il rap a cosa serve? Perché il rap? Innanzitutto il rap è una cosa che mette molto vicino la storia, la narrazione, lo storytelling, per essere sempre di più nel tema, quindi la narrazione di se stessi. Partiamo da questo presupposto fondamentale. Nasce così, si è evoluto in questa maniera, ci piace in questa maniera, per cui la condivisione è questo. Ognuno porta dei pezzi di questo sgabuzzino, che possono essere anche delle parole chiave, possono essere qualcosa veramente difficile, e si utilizza la musica rap, quindi una cosa molto riconosciuta, come strumento per riuscire a superare ogni tipo di gap e andando a rielaborare, no? In che maniera? Prima ovviamente con dei passaggi anche sofferti, di sofferenza, perché non è facile riprendere in mano alcuni pezzi della vita e trovarseli in faccia. Sappiamo tutti che il potere della scrittura è salvifico, questo l'hanno detto tantissime persone, tantissimi esperti, è la verità, per cui rileggere quei pezzi dei cassetti che erano rimasti chiusi e riportarli alla luce già di per sé implica tutta una serie di emozioni, di fatiche che poi insomma vengono poi realizzate. Da quel momento in poi, quando il tuo desiderio è quello di condividere a tua volta quello che tenevi dentro quei cassetti, adesso te la sto facendo veramente stretta e spicciola, però è proprio così. Questi cassetti si aprono a tutte le età e ce lo testimoniano anche i fatti, nel senso, lo vediamo uscire fuori dalla pista, sbarellare all'ordine del giorno amici, colleghi, parenti, no? Sappiamo certo, tutti, certo, che perdere il filo del discorso in questa vita è una roba così. L'esempio che mi viene... I ragazzini ovviamente sono una categoria da proteggere più di tutti, perché loro è il futuro. Se penso al posto dove cresceranno i miei, cresceranno i tuoi, penso sicuramente a loro, per cui questo tipo di realtà, di palcoscenico, mi ha rapito totalmente. A me ha rapito lui, potrebbe dire qualunque cosa. Se sono riuscito a rapirti da dentro una bolla con la plastica, sei mio. Sei fatto praticamente. Senti, non lo so, è il caso di farla anche a lui quella domanda. No, direi, facciamo direttamente. È inutile chiedere a Zuli. Fatemela raccontare una cazzata. No, quella ce l'abbiamo. Esatto. Quella la facciamo anche alle pietre. No, era quella di Stay Fresh. No, è inutile. Ah. Zuli è sempre fresh. Sempre. Madonna. Forse la volta che ha fatto la cosa più fresh è stata quando gli è venuto questo lampo. Secondo me, forse in quel momento lì in cui è inciampato in questa cosa, si è reso. Io penso, poi correggimi, Zuli, ti sei reso conto veramente che quello che stavi facendo aveva uno svolto veramente serio e profondo. Non era solo fare intrattenimento, musica per vendere e per far sentire la tua voce, ma aveva dentro di te un appiglio molto più profondo. Guarda, ti dico una roba. Sicuramente per un artista riuscire a scappare, no? A evadere da questa dimensione che ti vede molto incentrato su di te, esatto, e molto proiettato verso quelli che pensano siano gli obiettivi primari di ogni artista: il palco, il successo. Ecco, quella strada lì è una strada che esula dal percorso umano, dalla storia e anche dal talento. Vero. Nel senso che basta pensare a quanti piedi buoni abbiamo incontrati nel quartiere che poi sono finiti a fare tutt'altro, no? Vero, vero. Quindi inciampare in questa cosa mi ha fatto avere una percezione più allargata di tutto quello che è stato il mio percorso. Facendomi proprio allargare la visuale, ecco, uno pensa che riuscire a fare dischi, di avere dell'hype, riuscire a finire in certi canali sia l'obiettivo, poi a un certo punto, come raccontavo prima, magari ti accorgi che quella roba lì è una strada, è un modo, capito? Esatto. Anche perché poi
dicendocelo seriamente, fare la rockstar è una roba che non è per tutti. No. Se devo essere proprio sincero, tutte le persone che ho visto andare su avevano molte più qualità magari imprenditoriali che artistiche, se devo essere sincero. No, no, è vero, condivido con te questo pensiero, è così anche nel ballo. Ti chiama mondo dello spettacolo perché comunque è un mondo fuffante, è un mondo pieno di balocchi, un mondo pieno di trighi, capito? Vero. Per cui appartenere a quel mondo è già una fatica. Forse stiamo arrivando in un periodo in cui ci deve essere un equilibrio proprio tra... Prate, siamo in un momento del difficilissimo, sì. Ma comunque... ci sono dei presupposti meravigliosi per ricostruire delle cose come volevamo. Esatto, vuol dire un equilibrio in cui ci saranno molti più artisti, magari meno incentrati su se stessi, che hanno un equilibrio più simile al tuo. E noi lo facciamo scoprire anche a quelli che non pensano di essere artisti e non hanno nessuna ambizione. Infatti mi è piaciuto tantissimo, e poi lasciamo andare Andrea con la sua domanda. Vai. A Castagnole Lanze aver incontrato Rico Mendossa, che fa un percorso. Salutiamolo. Ciao, assolutamente Rico. Che guardando il suo profilo non avrei mai detto che sta facendo un percorso con te, ha fatto comunque un'esperienza con te di questo tipo, quindi tanta roba, bellissimo. Adesso stiamo rivoluzionando il suo quartiere con un progetto che tra l'altro è arrivata ieri la notizia dal comune di Torino che abbiamo vinto col punteggio più alto, che si chiama Barrier Up. Una roba itinerante. Aspetta, che... no, dillo di nuovo. Barrier Up, ti piace? È il tamarro. Senti, io vorrei che tu fossi il mio psicologo. Cazzarola. Questo vorrei, perché guarda, se vuoi delle bevute insieme possono a volte fare molto di più di quello che pensi. Poi vorrei farti due domande. L'ultima la sai già, ma prima te ne faccio un'altra, perché non abbiamo parlato del lockdown, non lo voglio fare. Sì, no, lo devo fare adesso, perché ti voglio chiedere, l'abbiamo costruito un docufilm noi durante il lockdown, siamo andati in giro, io potevo muovermi, potevo andare nelle case di quelli imprigionati come te adesso nella bolla, e ho chiesto loro che cosa avessero imparato dalla quarantena e da questo periodo di quarantena. Non sto parlando della sofferenza, sto parlando dalla dimensione di stare chiusi a casa, e allora provo a chiederlo anche a te. Che cosa hai imparato da questo periodo chiuso in casa? Guarda, cosa ho imparato è difficile, ti posso dire una cosa. Che indiscutibilmente viviamo dei tempi molto veloci che ci fanno perdere dei pezzi, e gli ultimi anni personalmente sono stati anni veramente molto veloci. Ho cambiato almeno un paio di vite, e come l'ho fatto io l'hanno fatto tantissime altre persone. Io credo che comunque, per indole, essendo io portato, e la domanda era comunque rivolta a me, per cui ti rispondo a titolo assolutamente personale, essendo sempre portato a vedere quella metà del bicchiere che ci fa essere sempre sul pezzo ed eleganti e entusiasti della vita, ti posso dire che comunque ogni momento che ci porta comunque a essere introspettivi, a essere chiusi, è un momento comunque che per me è stato di grande riflessione, che poi mi ha regalato una lucidità maggiore. Sì, non parlo solo di una lucidità pianificatrice alle cose, parlo proprio del fatto che siamo talmente poco abituati a fermarci. Questo è sempre, ora non è un discorso assoluto, tu la domanda l'hai fatta a me e io ti rispondo, poi ognuno c'ha la sua versione, con tutta una serie di drammi correlati che condividiamo e che non andremo a toccare, perché giustamente c'è, no? Che senso ha? Quindi penso che in tutta questa situazione, in questa velocità, a me personalmente questa esperienza mi ha fatto vedere delle cose in più, mi ha fatto riflettere su delle cose in più, e mi ha permesso di trovarmi adesso, no? Con maggiori strumenti e con una visione molto più allargata. Potenziato, Super Saiyan di secondo livello. Adesso non vogliamo più Zuli e neanche il mio psicologo. Adesso vogliamo Marco e la domanda è per lui. Vai. Marco, raccontami una storia. Te la racconto, questo è il momento che aspettavo. Esatto. Io, tutto quello che ho detto prima in realtà era tutta fuffa. Bravissimo. Allora no, la storia che racconto è questa qui. Allora, visto che abbiamo parlato proprio di questa roba, mi hai chiesto anche delle specifiche rispetto a perché il rap, come si usa, perché, come funziona. Allora, mi trovavo insieme a dei ragazzini di una comunità protetta, molto piccoli. C'era un ragazzino in particolare che avevo scelto subito come alleato, perché comunque la missione è questa: tutte le volte che ci avviciniamo normalmente i ragazzini più ostili più diventano immediatamente i responsabili di settore, che poi mi fortificano e mi permettono di continuare qualsiasi tipo di discussione. Avevo individuato questo ragazzino che tra l'altro all'epoca dei fatti aveva l'età di mio figlio, per cui lo specchio personale non manca mai quando stai a contatto con le persone.
per cui a un certo punto che succede? Stavo parlando a loro di questa manfrina dell'ispirazione, perché loro mi dicevano: ma io l'ispirazione non ce l'ho, cioè anche se provo a pensare, provo a raccogliere le stelle, provo, no? Questa ispirazione, cos'è l'ispirazione? E gli ho detto: non c'è niente di l'ispirazione è tutto quello che riesci a vedere, a percepire e a dargli un altro vestito, un'altra forma, no? Quello è ispirazione. La tua scarpa, la tua faccia, la tapparella chiusa, perché è chiusa? Cioè, no, però ovviamente erano bambini molto piccoli, per cui li vedevo che vaneggiavano. Allora a un certo punto gli ho detto: vabbè, facciamo così. Guardate qualcosa che vi colpisce particolarmente, quella lì è l'ispirazione che folgora l'artista. Vai. C'era sto bambino che continuava a guardarmi, adesso non so se gli ascoltatori possono vedere la mia faccia, ma c'era sto bambino che mi guardava così. E a un certo punto, in un momento magico di silenzio creato, seguito da un fiume di parole che cercavano di inculcare, sto bambino mi guarda e mi fa: pelato! E questa cosa qui ha regalato sogni incredibili. E anche una storia bellissima. Sì. Grazie, ancora il palco è tuo. La bolla della musica indipendente, Zuli, live per noi. Yeah. Yeah. Ho visto un uomo che scriveva per amore. Yeah. Avrei voluto accercarmi per quello che ho visto, quando ho scoperto che volervi bene era un vizio. Che cosa ha detto Tizia a Caio e poi Caio a Tizio? Le vostre lingue laide sporche in ogni orifizio. Cosa pensavo dei nemici qualche tempo fa? Non c'è problema, questa storia chi conosce sa. Storia di un uomo, soprattutto di un uomo che cade. Storie, strade, sete, fame. Zero opportunità, probabilità, poche. Abbiamo fatto l'alba mille volte in riva al Po, ma visto che quella le tasche erano sempre vuote, ho trasformato il mio casino in un casino. Bimbi a letto, carosello, ora mi sveglio presto. Registrerò il mio nuovo album nel mio gabinetto. Chi mi parlava di rispetto, dico quel che penso, era aria soffiata dal culo in gergo. Un petto, da quella volta mi son visto, tu come mi hai visto? Dire che adesso non importa più nemmeno a Cristo, perché ha pesato ogni parola e si è accollato il rischio. Questa partita è cominciata prima del fischio. Cosa proviamo me lo chiedo, ma non si capisce. Non ci alleggerisce, senza quel suono lo spettacolo dove finisce? Come finisce? Avarezza, cosa disturba l'apprendimento di queste rime? Che a questa musica mancano un po' di vitamine. Muscoli veri addosso, zero bodybuilding. La cazzima di Senese schiaffia al posto di quei dissing. Preistoria, quando la lingua in bocca in discoteca il pomeriggio era l'unica storia. Non era moda costituire la carne con la soia. Chi fiero diceva gay no, si rifiniva gloria. Non rimpiangere i contempi, i tempi andati. Il problema è solo tuo se non li hai ancora abbandonati. Rimane quella stessa strada che calpesti. Un tempo erano king, invece adesso cattivi maestri. Sto suona un bimbo con lo scooter che sgasa. Nemmeno tu capisci se è Gaza. Il seno che si siede a qui. Radio app. Senza queste luci dove lo show? Per non vedere il peggio bisogna essere ciechi. Starci dentro in questo blogio. Oh, se te li fai da solo che tristezza. Un saluto un po' particolare articolato, visto che di sta roba frate sai che sono malato. Le metto insieme come fosse pezzi di Tetris. È il ritorno di Annibale con la mandibola più su, non quello dello Jedi. Alza su Radio Alba on tour, nella bolla questa volta ci sei pure tu. Bello Branksinia. Grazie a tutti. Bella Zuli! Grazie, a presto! Bella Alla prossima! La bolla della musica indipendente! Bella, stay fresh! Bella Zuli, on the mic! Ah, wow! E complimenti, ma... Grazie mille, complimenti a te, Nar, che è sempre una sorpresa rivederti. Io un po' me l'aspettavo. E niente... Come stato dentro una bolla? Bello, come dicevo non mi sentivo per nulla a disagio, perché comunque, come visto i tempi che corrono, siamo stati parecchio isolati, per cui diciamo che trovarmi in questo momento qui con quest'idea meravigliosa non mi ha messo per nulla in difficoltà. Vabbè, allora ti faccio l'ultima domanda di questo format, che è: ma chi te l'ha fatto fare?
sempre e solo io. Zuli.